Hai raggiunto un buon livello tecnico in pista e hai voglia di addentrarti nel mondo del freeride? Questo è il video che fa per te. Andiamo a parlarne. Non si smette mai di imparare, che sia nello sci come negli altri sport. Una volta accesa la scintilla della passione, si vuole andare sempre oltre. Andare fuori pista comporta dei rischi. È importante, per incominciare, di affidarsi a delle persone esperte che conoscano bene la montagna o la stazione di sci in cui ti trovi. Insomma, che ti aiutino ad evitare di cacciarti nei guai, o comunque che ti tirino fuori dei guai nel caso in cui ci dovessi finire. In ogni modo, anche se hai già un po' di esperienza, è fondamentale essere con almeno un'altra persona. Parliamo innanzitutto dell'equipaggiamento di base necessario. Casco e maschera in primis. Ti permetteranno di essere confortevole, avere la testa protetta, vedere bene e non avere soprattutto la neve che ti entra negli occhi. Il cosiddetto ARVA, un dispositivo di ricerca e di emissione di segnale che ti permetterà di essere trovato o di cercare qualcuno nel caso in cui ci si trovi coperti dalla neve. Una pala che ti permetterà di scavare in caso di necessità ed una sonda nel caso in cui ti ritrovassi in una situazione di emergenza. Tutto questo sarà dentro ad uno zaino che magari protegga anche la tua schiena. È importante, prima di partire, di conoscere bene come si utilizzano questi materiali, controllare che tutto sia funzionale e pronto ad essere utilizzato nel caso di necessità. In situazioni di emergenza, i secondi possono davvero fare la differenza. Al giorno d'oggi esistono degli zaini con installati dei dispositivi di cuscini gonfiabili che si possono attivare nel caso di distacco di una valanga. Questi dispositivi permettono di aiutare lo sciatore o lo snowboarder a restare in superficie. Per non parlare poi del tipo di sci che ci aiuterà a galleggiare sulla neve e mantenere la velocità anche in pendii che non sono troppo ripidi. Un bel paio di sci fat con una soletta bella larga renderanno l'uscita molto piacevole. Tutti questi materiali hanno sicuramente un costo piuttosto elevato. Nei migliori negozi specializzati, se non si pensa di effettuare questo tipo di uscite regolarmente, si trova tutto in affitto. Controlla anche la segnaletica che si trova nella stazione dove scierai. Rispettala e chiedi informazioni al personale di servizio nel caso in cui non la conoscessi, come per esempio la scala dei gradi di pericolo valanghe. Una volta fatto questo discorso, non vuol dire che si è al sicuro e che si può fare tutto quello che si vuole. Ci sono delle regole di distanza da mantenere tra un rider e l'altro, di punti dove ci si deve fermare, di scelta del pendio e, aggiungo che non è assolutamente da sottovalutare, la comunicazione tra i riders. A volte si pensa che gli altri abbiano capito delle informazioni che per noi sono sottintese. Non esitare a comunicare, anche se credi che non sia necessario. È bene scendere alternati e non tutti insieme, comunicando in permanenza la direzione di dove si vuole fare la traccia. Come regola di base è fondamentale controllare il meteo ed il bollettino nivologico prima dell'uscita e mantenere un'osservazione costante anche durante l'uscita. A volte basta un aumento di temperatura di qualche grado per aumentare sensibilmente il rischio di slavine, come anche il cambio di disposizione del pendio, oppure una variazione di intensità del vento. Controlla anche su di una mappa la zona dove scierai. È importantissimo conoscere a priori il tipo di pendio che affronterai, la sua inclinazione, la sua esposizione ed il tipo di fondo che si trova sotto il manto nevoso. Esistono oggi delle applicazioni, anche gratuite, che ti permetteranno di avere tutte queste informazioni dettagliate. Prima di inoltrarsi in posti lontani dal passaggio di persone, potrai testare a bordo pista, soprattutto al mattino presto dopo una bella nevicata. Anche lì si trovano delle condizioni dove ci si diverte davvero un sacco. Sta a te di creare la prima traccia.
Fai molta attenzione alla neve primaverile, quella molto bagnata e pesante in sostanza. A volte, anche a bordo pista, se non battuta, si possono creare delle situazioni spiacevoli. Bene ragazzi, sicuramente tutti questi discorsi possono essere affrontati in un modo molto più dettagliato. Come detto all'inizio del video, lo ripeto, è sempre bene affidarsi a degli esperti. Al giorno d'oggi tante scuole di sci si stanno evolvendo nel creare delle formazioni ad hoc che ci permettono di avere più consapevolezza e conoscenza di questo magico mondo della neve polverosa. Restate in sicurezza e divertitevi in modo consapevole. Bene ragazzi, giornata di freeride finita, bellissimo, e mi sono divertito veramente un sacco. Noi ci vediamo presto qua sul canale flowrules.com. Ciao!